e Grandinate. E cambiamo argomento. Alvia, un'iniziativa ideata da Estra SPA e sviluppata in collaborazione con Nana Bianca, che si rivolge alle start-up ma anche a gruppi non ancora costituiti in società di capitali. Vediamo. Mi auguro che siano molti i progetti che la nostra azienda andrà a valutare. Estra è un'azienda ben radicata sul territorio, ma che sa coniugare la propria azione con iniziative che guardano all'innovazione, che alzano lo sguardo per competere al meglio nel mercato. Oggi la concorrenza è sempre più importante, non si può fare certo solo sul prezzo, ma anche sulla qualità dei servizi offerti e anche sulla capacità di offrire appunto soluzioni innovative. In questo caso sente anche forte la responsabilità sociale perché sostiene iniziative di giovani imprenditori che hanno bisogno di essere accelerate, di essere sostenute, perché no, anche dal punto di vista finanziario. Sicuramente staremo sui nostri argomenti, sulle nostre tematiche, sui nostri business principali. Quest'anno replichiamo l'iniziativa che abbiamo già svolto e realizzato lo scorso anno, i Cube 2018. Come lo scorso anno si basa su tematiche che sono vicine al mondo dell'energia e al mondo di Estra, quindi avremo sicuramente la tematica dell'efficienza energetica, dell'internet delle cose, ci interessiamo anche di nuovi business, quindi mobilità elettrica, tutto quello che riguarda energia elettrica, anche stoccaggio dell'energia e tutto quello che è mobilità e mobile, che sono settori che sono molto vicini e contigui a quello che facciamo e in cui è possibile sviluppare nuovi servizi a valore aggiunto per i nostri consumatori e per le nostre aziende. Dopo un anno il primo bilancio è molto positivo perché l'iniziativa è piaciuta molto anche internamente all'azienda, ha sviluppato stimoli, curiosità ed interessi. Ricordo che lo scorso anno hanno aderito oltre 200 aziende, 200 start-up, ne abbiamo premiate 3 e con le aziende, le prime 10 miglior classificate, abbiamo stretto contatti, relazioni e siamo riusciti a sviluppare anche idee di business. Pistoia si prepara.